Gli italiani che non hanno rinunciato all'appellativo di uomini si uniscano al di sopra delle fazioni, al di sopra dei partiti, al di sopra delle divisioni interessate e volute, al di sopra dell'ormai superato, in disuso e troppo a lungo sfruttato fascismo e antifascismo. Si uniscano per dire sì alla libertà nell'ordine. Questa dimostrazione, questa manifestazione vuole dimostrare che è possibile battere il comunismo. Se è possibile battere i nemici dell'Italia, e insieme lo faremo. Viva l'Italia! Abbassate quelle canaglie! Abbassate il comunismo non basterà! 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 Compagno Feltrinelli, sarai vendicato! Bandiera rossa, trionferà, bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa, la trionferà, bandiera rossa, la trionferà, e viva il comunismo e la libertà! Viva Marx! Viva lei! La stampa dei padroni, lotta dura, 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 lot
scappi, faccia presto. Va bene? Va bene? Ecco, adesso è arrivato. Deve comprendere la nostra indignazione, il nostro sbigottimento, signor questore. Vi sono limiti a tutto. Una giornata come questa, Milano in subbuglio, masnade di estremisti per le strade, e lei mi lascia senza protezione. Proprio il giornale che vi ha sempre difeso, anche quando non ve lo meritavate. Professore, non ho parole. Siamo stati colti assolutamente di sorpresa. E purtroppo noi non abbiamo il dono dell'ubiquità. Vede? Vede che disastro? Guardi, guardi. Quel buco nei vetri è stato fatto dalle sassate. Hanno tirato di tutto quei mascalzoni, bottiglie, pietre. Questo invece lo ha fatto una molotov. Mascalzoni. Ha visto tutto? Ho visto. E l'ingegner Montelli, l'avete avvertito? Purtroppo non sono ancora riuscito a trovarlo. Provi di nuovo lei, per favore, Bizzanti. Va bene, me ne occupo io. Mi scusi se insisto, professore, ma siamo in ritardo con la prima edizione. Dottore? Lei venga un attimo. Ancora una? Ancora una? Così. Per piacere. Grazie. Grazie, sì. Ancora? Ecco, è tutto quello che siamo riusciti a fotografare. Bene. A risentirci, caro. Sì, certo. Un favore da ricambiare, spero. Naturale. Arrivederci, commissario. Arrivederci. Pronto, sono Bizzanti. Il dottor Bizzanti. Pronto? Lei saprà già tutto, immagino. Guerriglia come nel 68. Sempre in prima linea. I danni sono stati minimi. Qualche vetro rotto, molto panico, molto isterismo. La polizia è arrivata a cose fatte. Meglio così. Allora, tutta pagina, il massimo di spazio in cronaca, molte foto e un fondo tutto sull'attenti. Mi sembra che questa cosa vada bene anche per l'altra. La speculazione elettorale che ne stanno facendo i giornali della sinistra è di una sfacciataggine senza precedenti. Stanno passando il segno. Deve finire. Tutti i nostri amici, tutti, cominciano veramente ad averne abbastanza. Appunto, io mi riferivo proprio alle elezioni. Questa aggressione cade al momento giusto, tutto il resto passa in secondo piano. E una volta tanto, di fronte all'opinione pubblica, saremo noi a fare da parte delle vittime. Perfino le squadracce di Mussolini e di Farinacci esitarono di fronte a questo estremo gesto di aggressione nei confronti di uno dei più strenui rappresentanti e difensori di uno tra i più supremi valori. No, signora, tolga il più. Di uno dei supremi valori della civiltà occidentale, due punti, la libertà di stampa. Punto e a capo.
Il giornale. Vada, vada. Aeroporto, signor. Quando arriverà? Si sa già chi è? No, non aveva documenti. Chi l'ha scoperta? Dei bambini che tornavano da scuola. È stata violentata, dottore? Sì, non avrei dubbi. Facciamo il giro. Ideali incerti, tritolo sicuro. La strategia della violenza. Due punti, ancora sangue. I nichilisti degli anni 70. Gli antidemocratici d'assalto. Dopo le Molotov c'è dell'altro. I nuovi demoni. La destra passa col rosso. La via della violenza. Il rosso e il nero. Infantilismo e dinamite tra il rosso e il nero. Sottoproletari e miliardari in crisi. Il connubio della violenza. Il circolo è chiuso. Fascisti e ultrasinistra riunisce il tritolo. Cronaca? C'è solo quella ragazza trovata morta all'Alfaia Naviglio Pavese. Si sa chi è? No. La polizia sta controllando gli elenchi delle ragazze scomparse negli ultimi giorni. Potrebbe anche non essere di Milano. È stata violentata? Sembra di sì, ma devono ancora fare l'autopsia. Facciamo che se ne occupi Roveda. Sì, se ne può occupare lui. Però attenzione, controllate il pezzo, Roveda è alle prime armi. E magari qualcosa di breve, di generico sulla recrudescenza dei delitti a sfondo sessuale. Quante righe? 30 righe. Va bene. Le foto, dottore. Oggi il giornale era pesante, troppi pezzi barbosi. Cos'è? Roba porno come ieri. Faccia lei. Non fate come l'altra volta, che avete messo sulla stessa pagina il disastro di Palermo e la pubblicità dell'Alitalia. C'è una foto. È questa. Se dico qualcosa di meglio, proviamo almeno quella del piccolo. Speriamo il dirottamento per andare in macchina. Ci vorrebbe una bella strage. Per Vietnam, certi lo vede e me lo mandi subito, per favore. Va bene. L'inaugurazione ha dovuto subire un lieve contrattempo. Il resto del... ecco, bravo Roveda. Siediti là. Tu sai quante copie tira il giornale, vero? 500.000. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali, di altro colore. Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale. Per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, lo veda? Deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine. Che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo vedo, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Il tuo pezzo, Roveda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, poveretto? Sì. Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più. Certo.
il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni. Senza sentirsi lui responsabile di tutti i morti che ci sono ogni giorno nel mondo. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro. Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è. Adesso lo ricopi e lo porti direttamente in composizione, vai. Solo per guardare 50.000, se poi ti devi spogliare 100.000. Ecco, professor Martini. Professore, per favore, fate passare. Un attimo, professore. Professore, ecco, professore. La prego, professore. Guardi la sua parte. Mia figlia. Siamo del giornale. Quinto piano. Condoglianze, signore. Anche a lei, professore. Grazie. Roveda, uno dei nostri collaboratori. Roveda. Buongiorno. Professore. È imbarazzante per noi inserirci così nel vostro dolore. Venga, le faccio vedere la sua stanza. Grazie. Prego. Ha letto sui giornali di quel caso americano? Quel maniaco dell'Oklahoma che è ossessionato dalle bambine ne ha violentate più di 400 e poi di sua spontanea volontà si è fatto castrare. Gente da castrare alla prima manifestazione di anormalità. Forse sarebbe l'unica soluzione. È questa. Posso entrare? No, aspetta. Potremmo, signora, fare una foto col bambino sul letto? Vai. Su. Basta, basta. Dunque, ricapitoliamo. Allora, l'autopsia dice... Com'è la formula, Lauri? Dunque, morte per soffocazione da strangolamento. Lacerazione traumatica aderimento. Ecco, allora, insistiamo sulla verginità. Torniamo in prima pagina. Mi pare giusto. Potremmo fare così. Tu, Lauri, potresti affiancare Roveda per tutto ciò che riguarda medici, polizia e magistratura. C'è già una pista avviata? Beh, se tacciano fra i maniaci, i professori, le amiche. Pare che fosse un angelo, ma Leopardi, dentro o fuori, passava di tutto. Roveda, potresti insieme a lui intervistare gli amici, i professori. Ecco, io vorrei un ritratto al vivo del personaggio. Abitudini, sogni d'infanzia, hobby, letture. Se le mamme italiane vogliono piangere, noi le facciamo piangere. Altri suggerimenti? Non so. Si potrebbe dedicare l'intera rubrica delle lettere al direttore alle lettere su Maria Grazia. Bravo, questa è un'idea. Io suggerirei addirittura di dedicare tutta una pagina alla rubrica. Tutta una pagina? Sì, perché dov'è quella... Ecco... Sono una bambina di 8 anni. Ho pianto tanto per Maria Grazia, caro giornale, pubblica il mio male scritto che tutti i bambini e tutte le mamme vogliono che il colpevole sia trovato, che è un criminale e ci vuole la legge della morte. Dice morte. Tutto maiuscolo.
Se trovate chi è stato, datelo a noi bambini e alle mamme della scuola, che gli faremo quello che merita. Beata innocenza. Non vi perdereti a... Senta, che macchina era? Era una macchina gialla, una 500. L'ho notata perché in questi ultimi giorni girava sempre attorno alla scuola. E non l'ha visto che targa aveva? No, il numero no. Comunque c'era anche quel giorno. Una ragazza è uscita e c'era uno che l'ha chiamata e le ha fatto un cenno. E non l'ha visto in faccia? No, ho visto solo una mano che le faceva un segno. Ci sono novità? Ah, ciao. Sì, stanno interrogando il bidello perché pare che abbia visto Maria Grazia salire su una 500 gialla. Tu? Nessuno vuol parlare. Ma lei come fa ad essere sicuro che fosse Maria Grazia a salire su quella macchina? Vede, ci sono parecchi genitori in questa scuola che mi ha chiesto personalmente di controllare i loro figli quando escono, vedere con chi parlano, chi li viene a prendere. Sa, anche il professor Martini mi aveva chiesto. Quei tempi che corrono... Ciao. Scusate, conoscevate Maria Grazia? Sì, perché? Sono un cronista del giornale, potreste dirmi qualcosa di lei? Quanto ci dai? Io faccio il giornalista, non ci guadagno mica sopra. Allora niente. Fascista. RZ Rita Zigain. Insegna in una scuola serale, ma vive a Brera. Oh, scusi. Frequenta un giro di cappelloni, mezza hippie, mezza rivoluzionaria. La lettera è interessante, vale la pena di insistere. No, non so, è una mitomane o un'altra convertita del 68. Un caso patologico, insomma. Ma la polizia se n'è servita. Storia di droga. Come hai detto che si chiama? Rita Zigain. Scusa un minuto. Insomma, bisogna andarci cauti, perché c'è il rischio di fare un buco. E questo Mario Boni? No, magari è qualcuno che si è portato a letto che poi l'ha piantata. Avrà voluto vendicarsi. Me ne occuperò io stesso. Tu intanto trovami l'indirizzo di questa Zigain. Beh. Vieni. Com'è andata? Sono venuto abbastanza bene. C'è una grossa insistenza sulla pena di morte. Ma la cosa non mi ha meravigliato. Tra Piazza Duomo e San Babila quasi tutti gli intervistati insistevano su questo tema. Direi comunque che per il momento di interviste ne abbiamo abbastanza. Dovresti montarle tu. È così, hai ragione. Tieni in secondo piano la pena di morte, che poi è un'arma a doppio taglio. Oggi reclamano la pena di morte, domani manifestano per la sua abolizione. Gli italiani hanno buon cuore. Cucci e taglia tu, andrà senz'altro bene. Grazie a salito su questa macchina. Ma che cosa? C'è Bizzanti, ti aspetta. Grazie. È questa. Buongiorno. Buongiorno. Il bidello l'ha riconosciuta, apparteneva a Mario Boni. Chi è? Un anarchico. Siamo i primi a saperlo? Sicuro, come erano i patti. Senta, commissario, aspetta a dare la notizia. Mi servono 24 ore nel comune interesse, forse. Va bene. Ho una pista a buo. Potremmo lavorare ancora insieme, dottore. Il padre non me lo porterà mai. Adesso no. Ma se lei non se la sente, io posso parlare direttamente col questore. Sarebbe un'occasione persa per lei. Mi dia 24 ore. Va bene, dottore, come desidera. L'assassino deve sentirsi sicuro. Lo segui, dottore. Arrivederci.
Buonasera. Buonasera. Stanno esagerando. È soprattutto con me che ce l'hanno, come se fossi il solo. Le voci si stanno precisando. È addirittura probabile che arrivino a indiziarmi di reato. Al sodo, Bizzanti. Io muovo le mie pedine, ma possono non bastare. Le elezioni sono vicine, anzi vicinissime. Lo scandalo l'hanno gonfiato abbastanza. Può esplodere da un momento all'altro. Ci sono dei fatti che ci permettono di contrattaccare efficacemente. Feltrinelli non poteva morire al momento più giusto. Ci è servito anche l'attacco al giornale. Ma forse ci vorrebbe qualcosa di più emotivo, di meno esplicitamente elettorale. Lei ha certamente seguito sul giornale il caso Martini. Eccola qui, la bambina. Non si piange d'altro. Martini, il padre. Il giornale gli ha fatto parecchia pubblicità, specialmente con i suoi interventi sul cuore dei bambini poveri, soprattutto immigrati. Ricorda? Una persona di primissimo ordine. Ecco, io vorrei chiedere la sua approvazione su come seguire il caso. Se informare obiettivamente, aspettando che la polizia scopra il colpevole, oppure saltandoci dentro, contribuendo attivamente. Se lei pensa che ne valga la pena, via libera. Certo, bisognerebbe trovare l'assassino prima delle elezioni. Il tempo... Così faremo contenti anche i nostri amici. Quello che loro vogliono è che la tensione non cali. In caso si può montare, anche se l'assassino... il mostro non dovesse essere perfetto. Ma forse lo è, chi può dirlo? Stronza. Il potere non sarà più dei borghesi. Perché lei chissà che cos'era poi. Oggi è il mio compleanno. 17 anni e sono vecchia. Stronza. Statistiche. Durante una vita la donna consuma un quintale di rossetto per labbra. L'uomo ne mangia la metà. Che intellettuale. Uomo all'orizzonte. Ma va là. Che pompinara, questa è una che l'ha data cane e porci, altro che tutto in una volta. Almeno io non so, no, certo. Ma una alla volta e senza confusione, che sennò non si gode nemmeno, per carità. Mario, sei tu? Scusi, lei è la signora Rita Zigain? Guardi, per la signora lasciamo perdere. Lei chi è? Che cosa vuole? Mi chiamo Bizzanti, sono un giornalista. Cosa me ne frega? E poi di che giornale? E che cosa c'entro io? Sono appunto del giornale, lei ha scritto una lettera. Io non ho scritto nessuna lettera. Non si preoccupi, non sono mica un poliziotto, sono qui per lavoro. Uffa. Mi faccia entrare un momento. Solito ricatto del lavoro, tanto siete peggio dei poliziotti voi giornalisti. Ehi, ma cosa fa? Si mette a girare per casa come se fosse sua. Mi scusi. Senta, non è sempre eccessiva tutta questa diffidenza. Se sono qui è per avere uno scambio di idee. Perché pensiamo che il suo potrebbe essere un prezioso contributo. Quella lettera è importante. Che lettera? Quale lettera? Io non ho mai scritto nessuna lettera, sa? Guardi che io la capisco. È difficile fare delle scelte. Soprattutto se si tratta di rapporti personali. Comunque questo coincide con l'idea che mi ero fatto di lei come donna. E che idea si è fatta di me? L'idea di una donna con una spiccata personalità. Sì, va bene, ho scritto io la lettera.
L'ho scritta io, sì, ma tanto erano due stronzate. Cose che non erano vere e che comunque non penso più. E poi perché dovrei vivere delle cose mie, intime? Senta, se vuole io me ne vado. Io credevo di poterla aiutare davvero. Forse lei ha più bisogno di quanto immagina di parlare con qualcuno. Ma sì, sì, è vero. Ha ragione lei, ho bisogno di parlare. Ma non qui. Come vuoi. Oddio, il caffè. Ho bisogno di parlare, sai, io sono sempre sola. Non parlo mai, monologo, borbotto ormai. Hanno dato che dopo la tonica non si parla più con nessuno. Ma io cosa vuole? Sto qua, aspetto che passi qualcuno, ma non passa mai nessuno, devo dire la verità. Lei però, comunque, lavora per un giornale di merda. Guardi, io solo una cosa non voglio diventare. Un po' rivoluzionario, un po' fesso, come certi patetici colleghi. Quindi meglio scrivere su un giornale di merda. Ma consapevolmente, piuttosto che pretendere di salvare l'anima sputando nel piatto in cui si mangia. Oggigiorno, secondo me, non ci si può permettere di essere romantici nemmeno a 20 anni. Il loro idealismo, io non lo capisco. La loro libertà non mi affascina. Forse la scuola è diversa. Meno compromessi, la possibilità di comunicare direttamente con i giovani, di offrirgli l'esperienza che abbiamo fatto nella vita. Tu hai uno strano modo di coinvolgermi. Lo sai che mi trovo bene a parlare con te? Forse perché ci assomigliamo. Perlomeno abbiamo gli stessi problemi. Senti, mi dai 100 lire? Si danno o non si danno? Non te li togli più da torno. Cosa te ne fai di 100 lire? Mi servono per mangiare. Guarda, prima di tutto questa non ero dei pasti, e poi non ti basterebbe. E allora dammene 1000. No, caro, quelle te le guadagni come faccio io. Ehi! Ciao. Il tuo amico mi può dare un po' di soldi della controinformazione? Ma sì, certo, caro, bravo, evviva la controinformazione. E Mario, sempre dietro la classe operaia. Quando glielo farai capire che droga per droga è meglio lascio della lotta di classe? Mario, ma chi lo conosce Mario? Chi lo vede mai? Ciao. Ciao. Veramente, andrebbero rieducati in campi di lavoro forzato. Col gas. La Fiat è una merda, la Fiat è una merda. Alison. Una sera te ne vedi uno che arriva chissà da dove, come tanti altri, nemmeno bello. Però con l'occhio che ti chiede facendo finta di dare, a te poi che non aspetti altro. Dovevo pormi il problema dell'età. Lui poi non si poneva nessun problema. Mangiare, bere, dormire gratis, anche me gratis. Nessun problema per lui. Ma per me sì. Perché io lo amavo. Lo amo. Non lo so, non so nemmeno io. E poi sono venuto e lui è passato a quelle con le mini. Le Marie Grazie. E poi ci sono i compagni. I compagni, quelli col pugno chiuso, così. Legati l'uno all'altro come le mignotte. E io? E io cosa faccio? Io aspetto. Aspetto la mattina, la sera, verrà, non verrà. Ma sfoglio le margherite. I compagni. Il ratismo dell'età te lo fanno pesare, sai loro e come. Dicono che sono decadenti. Sì, perché per loro l'amore è decadente. Guarda che non ho nessuna intenzione di aggredirti. D'altronde dove andiamo? Tu sei tutto tranne che una donna decadente. Io e te siamo due persone positive. Quindi dobbiamo reagire. Io reagisco. Scrivo delle lettere e poi mi pento. E dico che non le ho scritte. Sai che potresti scrivere un articolo straordinario? No, io non scrivo nessun articolo. Io mi incazzo perché una donna come te si spreca così.
Buttalo fuori. Cosa aspetti a buttarlo fuori? Tanto appena ne trovo un'altra, prendo ti pianta, se ne va. Era una puttana la signorina Maria Grazia. Una puttana come tutte le altre. E le piaceva, e come se le piaceva. Il giorno dell'omicidio sono stati insieme, sempre. E lui è arrivato da me all'ora di cena, era sconvolto. Avevano litigato forte. E a me faceva piacere, perché in quel momento era mio, capisci? Era mio. L'ho messo a letto, l'ho coccolato, prima di andarmene a scuola gli ho dato un sonnifero. Ho aspettato che dormisse. Perché lui ha bisogno di me, non lo vuole ammettere. E il giorno dopo sono arrivati i compagni. Devi dire a tutti che ieri pomeriggio Mario era a una riunione da Francesco con noi. Vi fa dare degli ordini, signorina, eh? E poi? Dov'è? Con chi è? Va a leccarsi le ferite, ma da chi? Come? E io? Cosa cavolo faccio? Aspetto. E se cominciassi a odiarlo? Sarebbe giusto, no? Cosa fa lui? Dorme ancora da te stanotte? Sì. Sì, dorme di me. Vengono a prenderlo domattina all'alba i compagni. Deve andare a attaccare i manifesti all'alba. Si dorme poco, vero? Senti, via Mario che si sbrighi, che qui fa un freddo della madonna. Certo, compagni del cazzo, lo dirò a Mario. Ciao. Mario. Non andare oggi, oggi no, oggi no. Resta con me, resta con me, resta con me. Resta con me. Cristo, ma non cambi mai. Sempre rompi il cazzo. Andiamo. Dai, che va bene così. Colla, colla. Un po' di cola qui in cima, è meglio. Così va bene? Comincia a carellare là. Muovi. Attacchiamone un po' da qui. Sì, dai, dai. Dai, svegli. Tutto di là, dai. Andiamo? Mario, abbiamo finito, oh, venite qua. Dai, venite. Su. Mario Bor. Lo mettiamo in prima, no? Sì, salta la spalla. Bambini. Bambini, tre colonne prima pagli, non che. Andati. Grazie. Pupo, ecco quel pezzo. Enrico, c'è da stampare subito questa. Benissimo. Beh, bella piena.
Allora, di questi quaderni di scuola tu non ne sai niente, eh? Me l'ha detto, no! E Litello ci ha detto che Maria Grazia è salita su una 500 gialla e ci risulta che tu e i tuoi amici avevate una 500 gialla. Quindi, Maria Grazia l'hai fatta salire tu, la mozzanaccina! Ma ve lo ripeto, io Maria Grazia la conoscevo. Soltanto che quel pomeriggio ero a una riunione da Francesco Gatti in via Foppa 13 e quindi non potevo vederla perché sono stato lì dalle 4 alle 8 e poi non parlo più, voglio parlare col mio avvocato. Quale avvocato? Uno del comitato. No, il cognome, indirizzo, chi è, come si chiama? Uno del comitato, ne avrò il diritto! Ti facevi mantenere da una vecchia, eh? Ritro. Senta, a me non mi ha mantenuto mai nessuno, capito? Una vecchia, bella gioventù piena di viali, che stomaco! Sì, e chissà che c'è su sua moglie, caro commissario! Ma quindi le faccia! Ripetilo avanti, ripetilo, dai coraggio! Figliasso, ripetilo! Ai, porca puttana! Questa amicizia, diciamo conoscenza, spiegati bene. Maria Grazia era una brava ragazza, una ragazza per bene veniva con te. L'ho conosciuta in assemblea, dopo la manifestazione. Che cosa significa questa cosa qua? Ve l'ho detto, sono stato con lei a casa di Francesco. Cosa vorresti farmi credere? Ma io non voglio farvi credere niente, io dico solamente... Non gesticolare! Io vi sto solamente a dire la verità. Io come Maria Grazia ci sono stato qualche volta. A fare cosa? Sto cattivese... Pronto! Perché se non lo sai, un conto è ammazzare una ragazza, un altro è ammazzare e violentarla, un altro è ancora violentare una vergine... Saprai che l'autopsia parla di libatezza, capito? Stronzi, libatezza! Ma cosa significa libatezza? Cosa significa libatezza? Ma cosa volete dire che te la sei fatta? Portatelo via, schifoso! Una santa era, una santa! Dov'è Bizzanti? Ma che cosa crede di fare con queste piattate? Bizzanti è in riunione. Che è in riunione? Quando ha voluto riunirsi con me c'è riuscito, sa? E come c'è riuscito, mio caro? Guardi che chiamo la polizia. Ah, sì, lei chiama la polizia. Sì. La polizia lei se la mette nel culo. Ma perché non la chiama? Occhio e croce, lei è proprio lì che se la deve mettere. Va la bene, polizia. Chiama signora, dove crede di essere? Disinfettata, certo, tutte le segretarie disinfettate dai, qua dentro. Lo chiami, dottor Bizzanti, lo chiami. Faccio questo. Secondo. Si accomoda. Accomodarmi, eh? Già, è così che si usa, vero? E mi dai dopo. Anche del lei. Certo che mi accomodo. Buffone. E tu sei uno che lavora, eh? Senta, signora. Immagino che sia venuta qui per qualcosa di preciso. Io non sto giocando e non ho tempo da perdere. Il tempo si trova. L'abbiamo trovato noi due, ricordi? No? E poi, io devo dirti che ti disprezzo. Approfittarsi di una come me, con i nervi sfasciati, e da vigliacchi. E poi devo dirti che niente di quello che ti ho detto è vero. Lo smentirò tutti, ce l'ho! Cerchiamo di non perdere il senso della realtà. Che bella frase. Tu sei un personaggio noto alla questura. Io sono una persona attendibile. Posso raccontare molte cose. Posso dire di aver visto i libri di Maria Grazia Martini sul tavolo di casa tua. Li ho bruciati. Io posso testimoniare di averli visti. Cosa serve ritrattare quando lo stesso Mario ha confessato di aver conosciuto e frequentato Maria Grazia? Quando le amiche, il Vidello, dicono che la macchina sulla quale è salita Maria Grazia il pomeriggio dell'omicidio era quella di Mario. Poi, tu lo sai meglio di me che Mario può aver ucciso. Comunque non c'è cosa che tu possa testimoniare che io non possa smentire. Spiegami perché vorresti andare in galera. Per uno che ti disprezza, ti odia, ti sfrutta? Ti leggo l'estratto del verbale dell'interrogatorio di Mario Boni. Dichiaro che il giorno 23 aprile 1972 mi sono recato a casa di Rita Zigai ed anche altre volte, quando non avevo fissa dimora né mezzi di sostentamento. La credevo una compagna. Così si spacciava lei. La Zigai non è altro che una sfasata in menopausa. Mi stava appiccicata come una mosca. Perché era sola. Una barbona. Io in fondo ci stavo perché mi faceva pietà. Basta. Basta. È difficile essere adulti. Basta, basta. Il diario.
Diario? Il diario di Maria Grazia Martino. Non l'ho bruciato. Bene. Bisogna che qualcuno ci vada a questa conferenza stampa. È pericoloso. C'è da prendere. Mandiamoci Oveda. Diamogli un'occasione. La manovra è chiara. Squalificare l'estrema sinistra. L'arresto di Boni è l'ultimo esempio di una serie di provocazioni che sono incominciate con le bombe di Piazza Fontana, con Valpreda che aspetta ancora il processo, mentre chi ha messo veramente le bombe o che le ha fatte mettere finirà magari in Parlamento. Esattamente contro questa Zigain, cosa sapete? Che prove avete? Noi abbiamo le prove che questa super testa ha fatto l'informatrice della polizia. È una persona ricattabile, la sua attendibilità è di grado zero. I suoi rapporti con Boni sono stati del tutto occasionali. Comunque noi non vogliamo entrare nel merito della vita privata di Mario Boni. Siamo convinti che sia innocente e lo difenderemo fino in fondo. Mi sembra che voi accusiate questa professoressa Zigain senza prove. No, no. Soltanto no. Sulla base dei si dice. No, assolutamente no. Mentre in fondo sta facendo il suo dovere. Siamo pronti a fornire ai giornali una serie di testimonianze impressionanti sulla inattendibilità della Zigain. Scusa, tu per chi lavori? Sono del giornale. Del giornale? Che coraggio di fare la Zigain! È la democrazia! Una serie di testimonianze impressionanti sulla inattendibilità della Zigain. Quindi abbiamo... Ah, salve, Roveda. Scusa. Allora, Roveda, com'è andata? Nessun incidente? Sì, ma cosa ti hanno fatto di preciso? Ti hanno messo le mani addosso? Ti hanno insultato? Niente. Proprio niente. No, non c'è fretta. Il numero è già chiuso, bastano 30 righe. Ciao. Peccato. Io passo prima in sede. C'è bisogno di rinforzare il servizio d'ordine. Ci vediamo ai bastioni, eh? Ciao. Ciao. Ciao, compagno. Ciao. Lo voglio vedere. Dai, calmo, che ti conviene. Veglia marmotte, compagni lavoratori. Fuori di qui con gli altri.
Buongiorno, dottore. Procediamo con ordine. La teste, signora Rita Zigain, qui presente, sostiene che il pomeriggio del delitto, esattamente il 28 marzo 1972, dalle 5 alle 8, e contrariamente a quanto da voi affermato, non vi è stata alcuna riunione alla quale abbia partecipato Mario Boni. La teste sostiene altresì che Mario Boni giunse a casa sua alle ore 19.45, affermando di essere stato sino ad allora con Maria Grazia Martini e di aver avuto con lei un violento litigio. È falso! C'è stata una riunione da Francesco dalle 5 alle 8 e Mario c'era! È ma vero! Sì che c'era! Digli la verità! E dillo, dillo, sai dai, che c'era! Sì, ce l'immaginavamo, ma sei anche una provocatrice! Scusi, dottore, ma mi pare che qui si stia insultando un onesto cittadino. E voi attenti, perché posso farvi incriminare per oltraggio. Continui pure. Io non sono una spia, né tantomeno una provocatrice. E appunto perché sono un'onesta cittadina confermo quanto già dichiarato. L'italiano Fabrini mi ha telefonato il 28 marzo 1972 alle 10.30 del mattino e mi ha detto testualmente: devi dire a tutti che Mario era con noi ieri pomeriggio dalle 5 alle 8 a una riunione in casa di Francesco. Negatelo! Balle! Sotto giuramento, però, negatelo! Insomma, questa telefonata ha avuto effettivamente luogo o no? Telefonata, la riunione è stata in casa di Francesco e c'era Mario dalle 5 alle 8. E sentiamo cosa ne dite di questo. È il diario di Maria Grazia Martini. È stato consegnato alla Zigaina dallo stesso Boni. La stessa sera del delitto. 28 marzo. Oggi vedrò Mario nel pomeriggio. Mi ha stufata. È troppo esigente. Devo liquidarlo. È noioso. Di quella roba noi non ne sappiamo niente. Per noi avrebbe potuto scriverlo la Zigaina stessa. Dalla prima all'ultima riga. Vigliano. Quanto ti hanno pagato per questo servizio? L'hai scritto. Dici te, quanto ti hanno pagato? Spia! Spia! L'hai scritto te! E così avrei anche scritto il diario di quella stronza. Perché poi? Perché lo sai benissimo perché. Perché vuoi fottere noi e Mario, vuoi fottere, l'abbiamo capito. Ma chi è Mario? Chi è Mario? Io sono qui per la giustizia. E non c'entra la politica qui. E in quanto al vostro bel Mario, tanto perché voi lo sappiate, Mario potrebbe anche avere ucciso una bambina. Ma che cazzo dici? E le prove ci sono! Non siamo al mercato! A sedere, a sedere! Mario non era così. L'avete rovinato. Ma cosa vuoi? Me l'avete portato via. Perché eravate gelosi. Io sì che l'aiutavo. Ma voi me lo mettevate contro perché... perché Mario mi voleva bene. Mi voleva molto bene Mario. Voi gli dicevate che ero vecchia. E avete sempre odiato, sempre odiato, sempre, sempre! Ma lo vedi o no, che pazza? Ma chi ti ha mai odiato? Ma sì, non ha mai capito niente. Ma chi ti odiava? Ma chi ha mai avuto da dire con te, con Mario, sui cazzi vostri? Tu con Mario dovevi starci in un altro modo, non come una scassa cazzi che voleva tenerlo chiuso in casa, isolarlo come un coglione. Che ci frega se sei brutta e vecchia? Se gli andavi bene erano cazzi vostri! Ma tu ti sei comportata come una borghese, una strozza fascista! Basta. Tu ci vuoi rovinare! Basta. Non dite che sono fatta! Io non sono fatta! Al manicomio! Al manicomio! Ecco, stanno uscendo! Vai, un momento, è dietro! Non facciamo di quel fiore! Per favore, dimostrato dalle tracce dei pneumatici, l'autovettura si è arrestata a questo punto, sotto l'affetto di una brusca azione frenata.
È ipotizzabile che già all'interno del veicolo si sia svolta una breve contrazione. L'uomo cercò un contatto carnale e compenetrativo. La vittima riuscì però a scendere quando l'aggressore doveva averle già lasciato capire con palpeggiamenti e toccamenti lascivi delle parti putende. Quello era il momento libidinoso che le animava. Vi fu un breve... Partire dall'espressione dell'imputato la prova della sua colpevolezza, come Amleto. Il procuratore ha una buona cultura classica. È grottesco. Già, ma non è la sola cosa nel caso Martini. C'è poco da scoprire ormai. Tutto perfetto, fin troppo. Era chiaro dal principio. Porci schifosi, mi fate vomitare! Voi siete i mostri siete voi! Merda, pervertiti, sessuali! Schifosi, assolutamente tipo, l'estrema difesa. Ma accusare gli altri delle proprie perversioni, portatelo. Schifosi, via, schiavi! Giunta dal mostro, quasi sicuramente la vittima tentò di divincolarsi, riuscì forse a liberarsi, sfuggendo momentaneamente dalle conquescenze dell'aggressione. Che cosa volevi dirmi? Non prendermi in giro, Roveda. Non è mica la prima volta che Lauri collabora con i poliziotti a scoprire dei perfetti colpevoli. E tu non lavori in coppia con lui. E poi questo Mario. Fa troppo comodo al padrone del tuo giornale. Pioggia di voti. La propaganda in diretta è sempre la migliore, non lo sai? Sì, ma io ti giuro che non ne so proprio niente a costo di passare per un idiota. Se fai questo mestiere, non puoi permetterti d'essere idiota. Mentre tu scrivi i tuoi pezzi di costume, Bizzanti e Lauri fabbricano i colpevoli. E fanno sul serio loro. Avete la commissione interna, avete conquistato il diritto di assemblea, cosa volete di più? Rivolgetevi con una richiesta scritta alla direzione commerciale. Mi scusi, Piccardi, avrei qualcosa da dire. È urgente? È una cosa un po' delicata. Cosa vi devo dire? Fate così? Venga. Cosa c'è, Roveda? Si tratta del caso Martini. Sono venuto a conoscenza di un fatto che ignoravo. Cioè? Lei mi ha affiancato Lauri per uno scopo, secondo un piano molto preciso. Infatti, a ciascuno il suo compito. C'è stata un'invasione di campo. Mi permetta di essere molto esplicito. Io sono assolutamente convinto che dietro Lauri ci sia sempre stato lei, Bizzanti. La prego di essere più chiaro. Va bene. Io ho due cose da chiederle. Primo, la Zigain è stata scovata da Lauri e da lui o da qualcun altro convinto a denunciare Mario Bon. Il giornale ha inventato un colpevole sulla mezza testimonianza di una povera pazza, di un'isterica gelosa. Lei mi ha affidato un caso e poi me lo ha tolto di mano alle mie spalle. Senta. Secondo, questa campagna ha assunto enormi proporzioni per evidenti scopi elettorali. È proprio convinto che le elezioni bastino a giustificare tutta questa montatura? Lei vuole criticare la nostra linea politica o mi vuole fare una lezione di etica professionale? Lei mi ha trattato come un burattino. Un burattino? E ci vuole esserlo, Roveda. Senta, lei ha un avvenire davanti, è un buon giornalista e non ha preoccupazioni di carriera. Lauri è molto meno onesto di lei. Ma è spregiudicato, ha conoscenza un po' dappertutto, ha un'ottima rete di informatori. Grazie a lui siamo riusciti a evitare parecchi buchi e spesso anche a battere sul tempo gli altri giornali. Questo lo so benissimo, non sono nato ieri. Ma stavolta non si è trattato soltanto di un'ottima rete di informatori, come dice lei, ma di aver fornito alla polizia, alla magistratura e all'opinione pubblica un colpevole belle pronto. Il caso Martini è un sintomo, è una spia della situazione. Non si è mai chiesto perché il giornale riceve tante lettere? Perché per la gente comune questo assassino è un simbolo dello sfacelo del paese e la gente ha paura. Ma questa realtà bisogna spiegarla, raccontarla obiettivamente. E invece lei la distorce. Se ne frega di passare sulla pelle e sulla testa della gente. E di un caso qualsiasi ne fa un simbolo, come dice lei. D'accordo, io, il giornale, provochiamo. La realtà non la raccontiamo obiettivamente. Ma quale obiettività, Roveda? Si è mai chiesto chi è Mario Boni? È uno sbandato che rifiuta le regole della convivenza sociale. Si droga e assalta il giornale. Aggredisce gli operai che non vogliono scioperare, sequestra i dirigenti, rovescia le macchine e gli dà fuoco. È uno che odia anche lei, Roveda, con i suoi buoni sentimenti e i suoi innocui idealismi. Lei vede il giornalista come un osservatore imparziale. Ebbene, io le dico che questi osservatori imparziali mi fanno pena. Bisogna essere protagonisti, non osservatori. Siamo in guerra.
La lotta di classe la facciamo anche noi. Non l'hanno inventata Marx e Lenin. La maggioranza di cittadini che rispettano le più ovvie norme della convivenza civile ed esiste una minoranza di persone, diciamo, turbolenta. E io in questa minoranza includo i pervertiti, i maniaci, i malati pericolosi e anche i nichilisti che vogliono distruggere tutto senza porsi il problema di che cosa contrapporre. Chi è la maggioranza, mi direte voi? E io rispondo, chi lavora, chi paga le tasse. Eccolo, papà, lo vedi? Il progresso. Ma dai, che lungo, vedi? Della minoranza, su, dai, guarda. Guarda papà che è lì. E non dormire, dai. E guarda papà, su. Uffa, che barba. Cambiamo canale. No, che non si può. Lo sai che si offenderebbe, no? E dai, guarda. Guarda, su. Non ci capisco niente. Quello che io vorrei sottolineare qui oggi... Eccolo lì, papà, dai, guardalo, no? È lui, guarda. I nostri figli vanno a scuola tutti i giorni, sono esposti, indifesi. Il problema l'ho posto qui e oggi. Lo sai che sei molto, molto telegenico, vieni veramente bene. La polizia dovrebbe intervenire. I giudici dovrebbero forse condannare. L'esecutivo, insomma, dovrebbe agire con estrema fermezza. Io vorrei, se mi permettete, esprimere un punto di vista più semplice, sul quale magari certuni ironizzeranno anche, ma mi pare importante riaffermarlo. La radice dei mali è più a monte. L'uomo. L'uomo è imperfetto. D'accordo, siamo tutti imperfetti. Lo sai che sei il più bravo di tutti. Ma qui abbiamo a che fare con dei veri criminali, sia quando mettono le bombe, sia quando violentano le bambine. Eh già, non è mica un caso che quel Mario Boni di giorno faceva il rivoluzionario e di notte faceva il porco l'assassino. Tu lo sai che sei peggio di quei fessi che leggono il giornale come se fosse il Vangelo? Anche al povero giovine, sul quale si sono appuntati sospetti. È possibile che tu debba restare nonostante tutto, nonostante le tue amicizie, i tuoi soldi? Il fatto che sei mia moglie, che tu debba restare con la mentalità della moglie di uno statale. Il fatto è che non solo sei cretina tu, ma mi rincretinisci anche il figlio. Ma lo vuoi capire? Che dalla moglie del responsabile di uno dei più qualificati giornali italiani si pretenderebbe una mentalità un pochino più evoluta di quella del suo lettore medio. È la personalità di Mario Boni. Ma guardiamo le statistiche. Quando comincerai a capire il mondo? A capire la differenza che c'è fra quello che si pensa e quello che si dice. I delitti contro la persona e i delitti al sfondo sessuale erano circa il doppio di quello. Sei una cretina, una cretina, una cretina. Io non mi permetto di discutere i dati. E io in questa casa mi sento solo. E provo più soddisfazione a parlare con i muri che con te. Se lei fosse il padre di Maria Grazia, risponderebbe così? Ma sì, è vero, il 28 marzo io non c'ero, in casa di Vitaliano Fabrini. Ho passato tutto il pomeriggio con Maria Grazia. Non ve l'ho detto subito perché avevo paura. Sì, anche perché non ho molta fiducia in voi altri. L'ho aspettata come al solito, con la mia 500 davanti alla scuola. Dal momento che veniva spesso la madre a prenderla, mi faceva un cenno se poteva venire o meno. Naturalmente dovevamo far tutto di nascosto. Sì, perché se sapevano che usciva con tipo come me, i suoi genitori erano capaci di denunciarmi. No al fascismo, no al comunismo, sale doppio il voto alla democrazia cristiana. Contro il disordine e la violenza, fai dello scudo crociato la tua difesa. Perché no? Dovevamo parlare, non ti ricordi più? Oh. Ma che schifo di posto! Dov'è che mi hai portata? Scusami se non è la riviera, Milano. La tua bella Milano. Perché ci sei venuto? La capitale morale. Allora basta.
Non voglio più. Ti sei stufata del proletario, eh? Ti sei messa con me per curiosità? Insomma, ti sei tolto sto capriccio, no? Uffa, Mario, ma perché dici tante balle? Mi sono messa con te perché eri simpatico, mi piacevi. Adesso non mi piaci più, ecco. Non è mica la fine del mondo. Me l'hanno detto, sai, di non mettermi con una scema come te. Beh, non parliamone più, adesso portami a casa. Senti, carina, a casa ci vai con le tue gambe, perché commetto lo scordi, capito? Vai, vai, telefona che ti mandi l'autista, vai, telefona! Le preannuncio che considero l'incriminazione del suo assistito in nulla intaccata, ma anzi, convalidata e affermata da questa dichiarazione. Firma qui. Han bevuto profondamente. Senti, ho da dirti una cosa molto importante. E cioè? Non preoccuparti, una notizia che ti do gratis. Sì. Mario Boni non ha ammazzato nessuno. Cosa? Il tuo giornale ha raccontato un sacco di balle. Mi volete spiegare qualcosa? Maria Grazia non era mica vergine. Intendiamoci, era una bravissima ragazza. Semplicemente era stata letta con qualcuno, tutto qui. Ma se le dichiarazioni dei medici e i risultati dell'autopsia sostengono il contrario, parlano tutti di libatezza. Ma che libatezza? Questo è quello che dicono loro. Ma tu in che mondo vivi, scusa? Martini è un barone dell'università, degli ospedali. I professori dell'autopsia gli avranno fatto un favore, oppure li ha pagati. Talli lo sa, con lui c'è stata. Poi l'ha piattato per Boni. E questa storia con Mario Boni? Si sono conosciuti in un'assemblea fra operai e studenti. C'è stato un periodo in cui tutte quante si sono buttate sul proletario. Era molto bella. Piaceva un po' a tutti. Con tutti gli stronzi che stanno al mondo, doveva capitare proprio a lei. Aveva fatto innamorare perfino il bidello. Quello che dice d'averla vista salire sulla 500 gialla? Sì, a suo modo le faceva la corte. Timido, un frustrato, un segaiolo, una spia del preside. Sono un giornalista. No, guardi, non voglio più parlare con dei giornalisti. Io sono del giornale. Per favore, esca. Si calmi. Io non ho nessuna intenzione di fare delle speculazioni sul caso di Maria Grazia Martini. Guardi, io le ho detto tutto quello che sapevo. Non ho altro da dirle. Io ho bisogno di sapere soltanto una cosa. Se Maria Grazia ha avuto delle storie con i suoi compagni di scuola. No. No. Maria Grazia non era capace di fare certe cose. Era ancora una bambina. Non dava mai confidenza a nessuno. Sa, io la vedevo, tutti i compagni erano sempre attorno a lei perché era la più bella e la più gentile. Mario Boni sostiene di averla conosciuta alle assemblee. È impossibile, perché di politica non ne capiva niente. E non ne voleva sapere niente. Quindi, niente scioperi, niente occupazioni, niente assemblee. Non come i suoi compagni, quei delinquenti, che ormai sono i padroni della scuola. Si drogano. Tanto sono tutti figli di papà che non ha niente da perdere. Io le manderei tutte in galera, le metterei. Allora lei è convinto che sia Boni l'assassino? Sì che è lui. E non so perché sta ancora al mondo quello lì. E poi mi fido, l'ho letto su modo giornale, sono anni che lo leggo. Sono un lettore fedele. Non leggo altro. Lei saprà che Mario Boni ha confessato alla polizia di aver avuto delle storie con Maria Grazia. Ma dei rapporti intimi. Ma il giornale non ha parlato. Non l'avete detto questo? Bastardo schifoso.
Magari ci avrà anche provato. Ma lei, no, non era il tipo. Lei era innocente, era pura, era una santa, un angelo, era una Madonna, era la Madonna, era una santa. Ecco cosa era Maragrazia per me, era una Madonna, era una santa per me, una Madonna, una santa. Ma allora avevano ragione i ragazzi della scuola a dire che lei era innamorato di Maria Grazia. Quelli mi odiano perché lei mi voleva bene, loro non poteva sopportare invece, loro voleva far diventare una puttana. E sta questa cosa che succedono da quando ha tolto latino delle scuole. Peccato dire, si può dire, formativo. Io ho fatto solo il trattamento, ma mi ricordo tutto la messa latino, pensi un po'. Ego entro solo Santa Redei, e tu spirito tuo, ora per nobis, eccetera, eccetera. Da lei non mi aspettavo di meglio. Quelle che lei ha scritto sono supposizioni del tutto personali che la polizia ha già preso in considerazione a suo tempo e scattato. La polizia ha seguito la pista che lei e Lauri le avete indicato. Io esigo che il giornale prenda in considerazione anche l'altra ipotesi e che la finisca con questa montatura di boni del suo gruppo. Si calmi, Oveda, mi ascolti. Perché lei non si preoccupa esclusivamente di ciò che le compete? Certo, la sua famosa divisione dei compiti ce n'è per tutti. È solo questione di stomaco. Lei sta facendo di questo mestiere una cosa ignobile. E quali sarebbero i mestieri nobili? Io la disprezzo. Lei ha parlato troppo. Lei è un perfetto esemplare di cretino. Lei non mi fa nessuna paura. Si faccia dare la lettera di licenziamento che è pronta. Io la denuncerò all'ordine dei giornalisti. Sì, bravo, mi denunci all'ordine dei giornalisti. Non se ne può più. È un perfetto idiota. Ci ritroveremo tutti nel suo primo libro. Come si permette, scusi? Ma cosa vuole? Ma insomma, scusi, come si permette? Ho detto chi è. Cosa vuole? Dimmi tutto. Ma tutto cosa? Io non ho detto nascosto, non so niente. Non so niente. Chi sono stato io? Sentimi bene. Questa cosa la sappiamo io e te e basta. Se tu parli con qualcuno, io ti faccio del male. Se invece non dici niente,
Io ti aiuto. Sì. È chiaro? Sì. Sì. È chiaro? Sì. Hai capito? Sì. Siamo intesi? Sì. La Polizia Cristiana si sta dimostrando un grande partito. Rimonta, rimonta. Antifascismo e anticomunismo sarà ancora la carta vincente. C'è il pericolo che la formula sia diventata logora. Nessuno crede più che se i comunisti vinceranno, vedremo i cavalli dei cosacchi abbeverarsi alle fontane di San Pietro. Io ho paura di questa totale mancanza di fantasia. Goebbels diceva nei suoi diari che le masse sono molto più primitive di quanto possiamo immaginare. La propaganda, quindi, deve essere essenzialmente semplice, basata sulla tecnica della ripetizione. Tecnica peraltro modernissima, mandata avanti dalle grandi agenzie pubblicitarie americane. Unique selling proposition, unica proposta di vendita. Ma lei aveva una novità, qual è? Sì, è saltato fuori il vero assassino di Maria Grazia Martini. Maniaco, malato. Non parlerà, non dirà niente. Dipende da noi decidere come usarlo. Aspettiamo che finiscano le elezioni. Decideremo a seconda dell'esito. Devo avvertire il direttore? No, il direttore non deve sapere niente. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità. E naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. E tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano, vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione, questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti di fronte a tutto questo? L'innocenza o la colpevolezza di un qualsiasi Mario Boni? E ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, affinché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Ricordati della nostra sorella Maria Grazia, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita a te alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Andate in pace, la messa è finita.
Grazie.